Ciao a tutti. Oggi parliamo di un libro. Un libro che è stato una cocente delusione. Ovviamente non si tratta di una recensione trash, perché non è un libro trash, non è neanche un libro brutto effettivamente, ma sicuramente è un titolo che almeno dal mio punto di vista di lettore è stato una cocente delusione. E vi spiegherò il perché. Allora, il libro in questione è Cercami di André Aciman. Spero che si pronunci così, o Aciman, è l'autore appunto del fortunatissimo, chiacchieratissimo, amatissimo Chiamami col tuo nome, che io recensì già sul canale e lessi appunto per via dell'hype derivato dalla visione del film. In quel caso il film secondo me superava abbondantemente il libro a livello di qualità. Mia percezione di spettatore e lettore, ma ho trovato che, per quanto anche il libro fosse un ottimo prodotto, il film di Guadagnino riusciva molto bene a tradurre le sensazioni di questa storia e amplificarle, rendendola veramente universale e trovando, secondo me, un finale molto più conciso e poetico da un certo punto di vista, più diretto ma anche implicito. E mentre la cosa che non ho amato per niente nella versione libro è stata proprio l'idea di concludere quel primo volume con questa sequenza di quasi spiegone a un certo punto di vista. Il finale del libro a me non è piaciuto per niente, ma so che a molti di voi è piaciuto come si è conclusa la versione del libro, quindi credo di essere uno dei pochi eletti che ha preferito il film al romanzo originale. In Cercami invece devo dire che proprio ho sbattuto la testa. Ripeto, non si tratta di un brutto libro per definizione, ma si tratta di un libro che secondo me è piuttosto sconclusionato. Diciamo che la cosa che funzionava bene in Chiamami col tuo nome era il fatto di parlare in realtà di una storia molto semplice. Non è che quel libro raccontasse una storia così tanto originale, così tanto innovativa. Era il modo in cui era descritta a renderla veramente potente e che è servita anche a Guadagnino a fare la sua versione cinematografica. Aciman in quel libro era veramente, padroneggiava veramente il tema dell'amore, raccontando una storia d'amore queer che non è queer, nel senso che è una storia d'amore universale, l'amore in quanto tale, punto. Il sentimento in quanto tale, spogliando, diciamo, una storia LGBT di tutti i cliché che molto spesso fanno da corollario a questo genere di storie. Diventa una storia dell'amore, punto, e nient'altro. E diciamo che la dimensione dei sentimenti era orchestrata molto bene. Diciamo che una cosa ho amato di questo libro, Cercami, ed è la direzione in realtà che Aciman ha voluto intraprendere, perché è la direzione in realtà che speravo che prendesse, perché Chiamami col tuo nome è diventato alla fine un libro super pop, cioè l'ha letto veramente chiunque e continua a vendere realmente tanto. E quindi diciamo che nella scelta di fare un sequel era molto più probabile l'accontentare il pubblico, fare del mero fanservice o quantomeno una copia del primo libro. Ad esempio, i due che si perdono di vista e poi ritornano assieme e vivono le stesse esperienze esatte del primo capitolo. Era troppo facile fare una cosa del genere. Quello che mi è piaciuto di Aciman in Cercami, nelle sue intenzioni, era fare esattamente l'opposto. Quindi cercare di fare il meno fanservice possibile e invece aprire uno spiraglio però, attenzione, su quello che si è vissuto nel primo libro, che per quanto non fosse presente a livello di durata, di numero di pagine, lasciasse presagire l'importanza che ha avuto quell'esperienza amorosa del primo libro nelle vite dei protagonisti. Cioè, nonostante non sia presente, la sua presenza veramente scuote i personaggi del libro. E secondo me era un po' la direzione che ha voluto prendere Aciman. Cioè, non continua effettivamente la storia come tutti vogliono che continui,
ma lascio il sospeso e diventa un seguito sì con gli stessi personaggi, ma che continua il tema del primo libro, quindi è un seguito tematico, non narrativo, ed è una cosa che a me piace molto e che funziona molto bene in realtà di solito, e che invece lascio aperta una porta in modo che le sensazioni, le suggestioni che erano calibrate molto bene nel precedente romanzo tornassero proprio in uno spiraglio che scuote effettivamente verso la fine di Cercami. Quello che non ha convinto è il modo in cui è stato, almeno a me, perché io ho visto che comunque è un libro che tende a dividere tanto. Tantissimi non l'hanno apprezzato, tanti ancora invece lo difendono a spada tratta. E io mi metto da una delle due dei due opposti, ma vi dico comunque, se siete curiosi, leggetelo, perché è un libro che tende a dividere, è un libro comunque che innanzitutto è scritto benissimo a livello di prosa, cioè Elsiman è indubbiamente talentuoso, cioè scrive veramente in un modo tale che il lettore legge con piacere, non è che si annoia, che si snerva, no, si lascia trascinare nella lettura. Quello che non funziona, secondo me, qui, dalla mia esperienza, è proprio la struttura, come è stata orchestrata questa idea di continuare il romanzo a livello tematico. A livello tematico perché alla fine Chiamami col tuo nome è una storia sulla fatalità dell'amore e della correlazione tra l'amore e il tempo che scorre. Chiarissimo, esplicito proprio. E questo tema, questi due temi, tornano anche in Cercami. Quindi che, anzi, questi temi vengono approfonditi all'interno di Cercami. Quindi, ripeto, è un seguito tematico. Tutti coloro che si sono indignati per un proseguo della narrazione di Chiamami col tuo nome si sono giustamente arrabbiati, ma in realtà non è importante quello, cioè non è una questione di il fan che si indigna perché sperava di trovare altro, è proprio una questione di come sono stati sviluppati questi temi, secondo me. Allora, innanzitutto, il libro è suddiviso in realtà in quattro movimenti. Io dico quattro movimenti perché sono quattro sezioni definite con tanto di punti di vista differenti all'interno del romanzo, che però si rifanno ai movimenti di musica classica, che è comunque centrale all'interno della narrazione. Banalmente, Elio, in questo volume, ormai sulla soglia dei 40 anni, e non più l'adolescente trasgri del primo libro, è diventato un pianista famoso a livello internazionale. Quindi la musica classica accompagna la struttura del libro, ma non crea un mondo armonico, crea piuttosto delle divisioni, sembra piuttosto di leggere una raccolta di racconti, ok? Mentre secondo me sarebbe stato molto più intrigante fare qualcosa di più fluido, in realtà sono quattro parti separate, o almeno io le ho vissute così. Allora, partiamo dal tasto più dolente. Allora, le prime 130 pagine secondo me sono sulla soglia dell'illeggibile. Allora, questo proprio è stato un problema mio. Io, francamente, di leggere 130 pagine, che alla fine è un romanzo 130 pagine, non stiamo parlando di bruscoletti, sul padre di Elio che incontra a caso una squinzia di 20 anni, quando lui non so quanti ne abbia, ne ha già 60 probabilmente, o di più, e si innamorano sul treno a prima vista, e vanno a fare sesso selvaggio, dove lei dice picchiami, e lui dice io non voglio, e poi lei dice, cosa vera nel testo tra l'altro, e poi lei dice però ti è venuto duro, e lui sì, ma come sì, vabbè, fa niente. Fatto sta che ci sono anche queste scene erotiche fuori luogo che nel romanzo precedente funzionavano bene, qui invece secondo me creano solo confusione. Questa storia assolutamente nonsense del padre che incontra la ragazza sul treno ha questa storia, questa sbandata, questo insta love che dici ma dove va a parare? Prova ad andare a parare, infatti a livello di tematiche interessa ad Elsiman raccontare questa storia perché gli serve per la chiave del libro, che è proprio quella del il tempo e l'amore. Il problema è che io, leggere questa storia del padre di Elio che flirta con una che potrebbe essere sua figlia, raccontata in questo modo totalmente inverosimile, cioè proprio una versione annacquata, un plagio annacquato di Prima dell'alba, cioè il film con Ethan Hawke degli anni 90, bellissimo, che quello è veramente, parla di un insta love nato da un treno.
però veramente ti racconta l'amore effettivamente con una, con un'eleganza non rara. Qui invece, secondo me, è un racconto scivolato male. Cioè, queste 130 pagine sono veramente la sofferenza. E dove emerge uno dei grandi problemi che ho avuto con questo libro: l'inverosomiglianza. L'inverosomiglianza soprattutto nei dialoghi. Cioè, sta gente parla come dei libri stampati. Ma è possibile che nel mondo teorizzato da Asimov tutti parlino come degli intellettuali, ma non degli intellettuali che veramente dicono delle cose stimolanti, ma che parlano quasi per il gusto di essere pretenziosi? Cioè, iniziano a interloquire in un modo tale nelle relazioni amorose, anche durante il coito, dicono delle cose che dici: ma stai zitto, per favore, ma sta zitto. Cioè, non fanno altro che parlare di inutilità. Addirittura c'è un momento in cui due personaggi fanno, non vi dico il contesto per non farvi spoiler, ma due personaggi iniziano a interloquire a livello filosofico sulla marca di dentifricio che uno usa e l'altra usa. Ma che sto leggendo? Che poi ci sta, perché nel senso, a livello autoriale, fa partire dalla banalità per raccontare, come metafora, per raccontare qualcosa di più supremo, di più alto, come l'amore, che è una cosa che funzionava bene in Chiamami col tuo nome e che secondo me qua è proprio sfuggito. In realtà funziona, però qui il senso che emerge è della pretenziosità. E poi io, quando ho detto questa cosa su Twitter, mi è stato anche detto: è un problema, non è un problema, è proprio una scelta stilistica di Andrea Asiman, che lui scrive questi dialoghi pretenziosi. Ma io, ed effettivamente è vero, ma io questa sensazione non l'ho avuta con Chiamami col tuo nome, nonostante ci fosse anche lì, perché il problema diverso è che Chiamami col tuo nome l'ho vissuto come un progetto molto più ragionato, molto più fortemente strutturato. Qui invece veramente siamo nella chiacchiera, cioè è veramente, sono 300 pagine di chiacchiere. E il primo capitolo, che è anche il più lungo, quello sul padre di Elio, è veramente una tortura, cioè obiettivamente, ma non perché me ne fregasse qualcosa di ritrovare Elio e Oliver, non me ne frega niente. Cioè, se tu mi stai a raccontare quelle stesse sensazioni che ho vissuto nel primo libro con altri personaggi, mi va benissimo. Vuoi fare un seguito a livello tematico? Mi va benissimo, non me ne frega niente di leggere come continua la storia. Voglio, se vuoi portarmi in altri luoghi, portamici, ma fammeli vivere, no? Invece qua proprio, forse anche perché, non lo so, magari l'ho letto in un momento sbagliato, ma continuavo a annoiarmi. Nonostante la scrittura non ti permetta di annoiarti, perché Asimov è molto bravo nell'accompagnare il lettore, in realtà. Poi seguiamo nella seconda parte Elio che inizia a flirtare con uno più vecchio di lui. E qua dici: ma qua flirtano tutti, si innamorano tutti in un secondo, tra l'altro. Cioè, veramente, allora, questa seconda parte diciamo che è meglio della prima, ma anche qui troppo lunga, troppo sbrodolata, cioè proprio sfugge completamente al controllo dell'autore, che secondo me invece aveva il controllo, ma non lo fa percepire al lettore stesso. Per non parlare poi delle ultime due parti, che molti hanno elogiato, ma che secondo me sono delle paraculate enormi. Ed è proprio dove si apre lo spiraglio sull'amore che è stato vissuto nel primo libro. È una paraculata. Se tutto il libro stava andando in un'altra direzione, la seconda parte del libro lascia presagire il ricordo dell'amore che ha segnato i protagonisti. Ma non è così forte come viene raccontato, non è così stringente, non è così struggente da effettivamente essere una chiave di volta. Da come è raccontato, dalle poche pagine che ha dedicato, dalla poca attenzione che ha dedicato, sembra una paraculata messa lì perché doveva esserci. Quindi volevi portarmi in altre direzioni? Portami in altre direzioni. Non iniziare a interloquire sull'amore che fu solamente perché l'altro romanzo ha avuto successo. Cioè, che cavolo. Allora, in linea generale questa lettura non è stata sofferta, perché l'ho letto comunque con tranquillità, sul treno, non mi stavo neanche arrabbiando, però sinceramente la delusione era continuamente costante. Io mi aspettavo comunque di leggere un libro interessante, certo, accompagnato da critiche feroci sin dall'uscita, o da elogi, perché vi ripeto, è molto divisivo come libro, quindi anche la mia critica prendetela con le pinze, cioè leggetelo voi prima di effettivamente
prendere per oro colato quello che dico, ognuno la può vivere a modo diverso. Io ho letto critiche molto divisive, però comunque, ecco, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. L'ho letto volentieri perché il ritmo è tale che ti porta alla conclusione, che non ti permette di abbandonarlo effettivamente, ma alla fine la sensazione pericolosa che ho è che è uno di quei romanzi che una volta finiti passano 2 giorni e te li dimentichi. Te li dimentichi. Adesso, io vi dicevo all'inizio che Chiamami col tuo nome ho preferito di gran lunga il film, che il film è nettamente migliore dal mio punto di vista. Il libro però non me lo scordo, cioè il libro, quello lì, me lo ricordo. Mi ricordo le sensazioni che ho provato leggendolo, la forza dei sentimenti che ho vissuto, anche la poesia, anche i personaggi. Qua c'è la stessa emozione, secondo me in questo libro c'è la stessa emozione di leggere la lista della spesa, cioè veramente, cioè lo stesso livello emotivo. Non mi resterà niente, credo, da questo libro. Cioè io, secondo me, sfida personale, tra un anno non mi ricorderò di questo libro, non mi ricorderò di averlo letto. Guarderò Goodreads e mi ricorderò, ah sì, l'ho letto, è vero, oppure guarderò questa recensione tra un anno e vedrò come andrà a finire. Fatto sta che cocente delusione. Può darsi anche che lo rivaluterò, non si sa mai. Però al momento il mio verdetto è questo. Quindi, consigliato? No, ma vi dico, se siete curiosi, dategli una possibilità, perché appunto è comunque, non è un libro trash, ecco. Cioè, è un libro da cui ognuno può capire quello che vuole e appunto, essendo così divisivo, probabilmente ci troverete degli aspetti positivi. Questa era la mia esperienza da lettore. Ma fatemi sapere voi se avete letto Cercami, che mi stava pure cadendo, Cercami, di Andrea Essiman. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto, l'avete letto, non l'avete letto, vi interessa, non vi interessa. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione. Ciao ciao.